Che diavolo? Ma che cazzo sta succedendo qui dentro? Oh mio Dio! Non so se avere paura, terrore, oppure farmi una grassa risata perché questa è una vecchia pazza che scrive sui muri! Hey Warriors! What's up? My name is Alexander, siamo nuovamente qui su Alan Wake! Velocissimamente... spregiudicatamente abbiamo massacrato tutti i corvi. Erro, se non erro, sì, dovremmo aver massacrato tutti i fottutissimi corvi nelle vicinanze. Sono un po' raffreddato, ma oltre questo, diamo un po' di correre. Come potete vedere, come avrete modo di vedere durante il video, se non mi interrompono mentre... Scusi, sto parlando. Mio, oh mio Dio, siamo circondati. Oh. Cazzo, ho sbagliato. Ok. Qualcun altro? Ok, ma anche solo tu e i tre piccoli leocorni. Ma ormai credo che quelli ci abbiano fatto un paio di scarpe. Comunque, dicevo, se continuerete a vedere il video, Non ho il logo raffigurato sì, sull'insegna della centrale elettrica. starei parlando. L'avevo visto dappertutto nella zona, a Sì. indicare dei rifornimenti nascosti. Ok. Stavo dicendo, se continuate a vedere il video, avrete modo di notare che sono ritornato con il programma della Logitech e non mi si blocca più la visuale. Trust no one in the dark, sì, non fidarti di nessuno nelle tenebre, nell'oscurità. Oh mio Dio, no. Safe haven. Oh, paradiso sicuro. Ma grazie. Warning. Fermi dove siete! Signora Weaver, Cinzia, sono un amico. Provalo! Conosce Zane, Thomas Zane, e lei è la signora della luce della canzone. Lei può aiutarmi. Era ora, giovanotto. È moltissimo tempo che aspetto il tuo arrivo. Ma che cazzo? Scusa, ti fai prendere in contropiede da un... da una cazzo di donna? Ben illuminata. Vergognati! Come, scusi? Ciò di cui hai bisogno per scacciare l'oscurità. La stanza ben illuminata è alla diga. L'ho costruita io per Oh, ma sicurezza. grazie, signora, Mi aiuterà a grazie. trovare Alice? Mi riporterà al cottage? Bene, andiamo. Posso far tornare i miei amici con l'elicottero. Ma sarà, comunque. Oh, non andremo là fuori, Come? mai di notte. È la regola numero uno. Hai infranto le regole, giovanotto, e guarda che fine abbiamo fatto. No, conosco una strada segreta illuminata, un vecchio condotto dell'acqua. Signora. Può esserci un guasto al trasformatore. Sta assorbendo tutta l'energia di riserva. Sì. Il condotto rimarrà al buio. Sì. Bisogna staccare la corrente al trasformatore. Vuole che ci pensi io, non è vero? Giovanotto, sei tu quello a cui piace infrangere le regole. Non posso uscire al buio. L'interruttore di spegnimento è fuori. Oh, ti pareva? Ma mannaggia. Maledette Sono vecchie. preparata. Oh, oh. Hai trovato i miei nascondigli, vero? Vedi le scritte? Ci riescono Che ancora. diavolo? Prego. Ma che cazzo sta succedendo qui dentro? È Oh tutto mio per Dio! te. Per quelli Non come so te. se avere paura, terrore, oppure farmi una grassa Ma risata sono perché tutti questa è una morti vecchia per pazza che colpa scrive sui muri! mia. L'oscurità aspetta nei miei sogni. Mi manchi Tom. Oh mio Dio! Ok. La vecchia pazza che scrive sui muri, ora sappiamo chi è. Ho le prove. Non posso portarti alla stanza ben illuminata se le luci nel condotto sono spente. Devi Sì, uscire tu signora, dall'interruttore l'ho di capito. Sono illuminazione. riuscito a capirla questa che devo andare verso la luce. Andiamo verso la luce, ma non posso, non posso. Quindi, mi dispiace, le dispiace. Ah, cribbio. Ok, sono un coglione. Sono un emerito coglione. Ora può aprire, grazie, grazie. Oh mio Dio, sono raffreddatissimo. Paradiso sicuro. Dove? Oh mio Dio. Ok. Wow. Torno. No, 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 senti, senti. Wow, ok. Vai. Oh, da.
No, no, fermo. Ok, ora tocca a te, maledetto ninja lanciatore di asce. Domanda, ma i ninja lanciavano le asce? Sì, sì. Beh, magari ninja no, ma gli aiuti portuali sicuramente sì. Ok, collochiamo una piletta. La Weaver mi aveva mandato a staccare la corrente al trasportatore. Sì. Volevo fare il lavoro sporco per lei, perché mi aiutasse. Sperai che la Weaver fosse affidabile. Io ero entrato in quel folle mondo da poco più di una settimana. Lei ci aveva vissuto per decenni. Beh, non so quanto può essere affidabile una del genere, ma va bene. Fidiamoci, perché non... Regola numero 1. Mai andare fuori al buio. Porca troia, ok, ok. Oh, grazie. Perché sta in culo alla luna il trasformatore? Perché? Dovevo trovare il modo di arrivarci. Ok, ok. Ah, vediamo un po'. Allora, comandi della chiusa. Solo personale autorizzato. Grazie per i consigli. Col 2, diciamo questi, e col 3. Proviamo a ripremere questo. Sono un genio! Sono un fottotissimo genio! Toccherebbe che mi metteste un mi piace solo per la mia maledetta genialità. Si dice Regola numero 2. Tenere le luci accese. Vabbè, c'ho una torcetta, credo vada bene come regola numero 2. Comunque! Oh mio Dio, sì! Sì, sì! Fucile! Vai, ricarica, ricarica. Ok, ciao. Questa roba. Siamo sicuri di aver fatto la manovra giusta? Non lo so, il dubbio. Oh, oh, vai, vai, vai. Sì, sì, che si l'ancula la Weaver. Corri, Alan. Ok, ok, abbiamo superato questo piccolo pezzettino puccioso e adesso vediamo di tornare dalla vecchia folle prima che qualcuno ci inchiappetti. Oh! Tipo questo. Tipo tipi del genere. Oh, oh, dai. Vai. Vai. Sì, sì. Su, su, su via. Oh. Ciao. Cazzo, ho finito le munizioni della pistola. Ok, ok. Ok, fammi passare. Grazie. Oh. No, no, motoseghe no. Le motoseghe no, le motoseghe non vanno bene. Non vanno bene, non vanno bene, non vanno bene. Non vanno bene, non vanno. Porca puttana. Weaver, Cristo Santo. Oh! Oh! Vai! Vai! Oh! No, 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 no! Ah. Ok, mi devo sbrigare ad aprire quella cazzo di porta. Intanto prendiamoci la pistola lanciarazzi, che non si sa mai. Ok, ok, dai, su, forza, forza, apri. What? Oh mio Dio! Oh mio Dio, apri, 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 ok, ok, ci sono, ci sono. Apra, signora, signora, apra, ok, grazie, puoi richiudere. Oh, ben gentile, ben gentile. Possiamo andare? Da questa parte, giovanotto, seguimi. Okay. Il condotto adesso è vuoto, possiamo andare. Non so perché, ma questa cosa non mi convince per noi, per niente. Li conoscevo entrambi. Tom e Barbara. Avevo una tale cotta per lui. Sì, sì, ok. Bello. Ero gelosa. Una parte di me forse fu un po' contenta quando lei ebbe quell'incidente. Sì, signora, non me ne frega niente delle sue cotte amorose di quando ancora aveva le mestruazioni. Per favore, potrebbe continuare? Grazie. Ma non è possibile. Quel genere di cose ha un prezzo. Inizio a rendermene conto. Sei così, giovanotto, forse sei più... Oh mio Dio, munizioni! Fosse Tom. La strega sembrava lei, ma non lo era. Barbara
era dolce. Lui non lo capì finché non fu troppo tardi. Cercò di rimediare cancellando lei, se stesso, tutto ciò che aveva scritto. Era così famoso. E poi non se ne seppe più nulla. Oh, Tom. Lasciò solo una cosa affidandola a me, in caso fosse successo di nuovo, per sicurezza. Ah, ovvio. Si fidava di me. Quindi? Se mi ha usata, Tom sapeva ciò che provavo. Sapeva che non avrei rifiutato. Ho costruito... Dai, mandiamo il fucile da caccia. E ce l'ho vista. Ti stava aspettando. Siamo personaggi intrappolati nella tua storia. E se l'oscurità non viene fermata, nessuno di noi sopravvivrà. Se... Lei piegherà la storia ai suoi scopi oscuri. Cosa tutto questo? Tom, l'ha scritto lui così. Mi parla ancora, sai, in televisione, dall'aldilà, da sotto. Siamo stati entrambi toccati dall'oscurità, giovanotto. Lui ci ha salvato. Ok, signora, lei è completamente folle. Ma questo già lo sa, immagino, sì? Senta, potrebbe muoversi un attimino? No, grazie. Il condotto ci porterà direttamente alla stanza ben illuminata. Okay, ok, devo chiamare i miei amici, dir loro dove andiamo. Non c'è campo? Pronto! Barry, oi, mi sente? La diga in un condotto, troviamoci là. Ok, lo dico a Sara. È Sara ora, eh? No, per la volta... Barry! Barry! Cazzo. Ciao, Barry! Andare a vedere se stanno bene. Ciao, Barry. Probabilmente sono morti. Devi raggiungere la stanza ben illuminata. Non è il momento di fare lo stupido egoista. È il mio miglior amico. Ma è un ciccione, mangia salsicce, su via. Allora fai lo stupido. Userò il condotto. Ci vediamo alla diga se ci arrivi. Che è il salto della fede dei coglioni, dai, su via. Almeno non dovevo preoccuparmi per lei. Sapeva come stare al sicuro. Sono anni che lo fai, mai dare retta alle vecchie che sanno come muoversi. Andiamo ad aiutare gli amici ciccioni drogati. Ok, scusate, avrete vomitato sullo schermo. The well-lit room. La stanza ben illuminata. Oh mio Dio, raccogli pagina del manoscritto. L'elicottero in caduta. Stava rilassarsi. Forse potevano ancora farcela. Improvvisamente si udì un rumore penetrante come una sega circolare impazzita. E centinaia di uccelli d'ombra volarono nel rotore. L'elicottero era fuori controllo e il quadro comandi si accese, confermando ciò che lei già sapeva. Stavano precipitando. Al suo fianco, Barry Wheeler urlava. Va bene! Quindi, a meno che non abbiano avuto dei paracaduti, credo siano morti. Immagino. Credo proprio di sì. Oh mio Dio! Sì, credo proprio di sì. No, 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 maledetti piccioni! Piccioni! Oh no, corvi! Corvi! Siete corvi! Sì, sì, lo so, lo so! Sparpagli! Oh cazzo! Oh cazzo! Sulla... Vai, vai! Vai, Alan! Vai, Alan! Porca... Non vi avvicinate! Non provate a avvicinarmi! Sono nella luce! Sono nella luce adesso! Prendi, prendi... Zitti! Su, venite! Venite, brutte bestie immonde! Oh mio Dio, siamo già a 13 minuti e 20. Comunque, dai, procediamo ancora per un pezzo. Oh, porca... Beccatevi questa! Su, salta! Oh mio Dio, olio cuore! Olio cuore! Olio... Alan, Alan, Alan... Per l'amor di Dio! Dove sono? Non li vedo. Oh, eccoli. Oh, oh, che cazzo. Oh, oh mio Dio. Sono stato salvato dalla scarpata. Non l'avrei mai detto. Vai, vai, ecco. Sceriffo Breaker, Sara. Punto di controllo raggiunto. Ma il rottame, da quel che vedevo, era vuoto. Davvero? Allora forse sono caduti nel fiume, sono morti e sono stati travolti, non lo so, da una sorta di mega piovra assassina? Cosa sarà successo a Barry e Sara? E cosa succederà a quel coglione del nostro Alan?
Sopravviverà, non sopravviverà, oppure verrà divorato da questa sorta di corviccioni? Lo sapremo nella prossima puntata. Oh mio Dio, dovrei fare le soppopera. Comunque, ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui con il vostro Rex91 e sempre qui con Alan Wake e quei coglioni del suo gruppo. Ciao a tutti ragazzi, il vostro Rex91. Dimmi, che cazzo fai? Dimmi. Dimmi quante volte gli ho detto che non si può scendere così dalle scale, oh.